Ed eccoci per una nuova schioppettante puntata di Takeshi's Castle. Quelli che vedete inquadrati sono i baldi giovani, fanno parte della masnada del generale Lee. Generale Lee che appunto capitana questi ragazzi che sono i buoni del gioco, perché devono espugnare il castello del conte Takeshi. Il generale. Il conte Takeshi, che è il cattivo di turno, che poi non è altri che Takeshi Kitano, il famoso regista giapponese. Quello di Suona mia Kitano. Esatto, lui ha cominciato con la musica, ha avuto successo con questa canzone Suona mia Kitano, dopodiché è diventato anche regista di cinema e autore televisivo. Questi sono alcuni dei giochi che vedremo, questi sono i disegni di Kobuto Topirama. Kobuto Topirama, che ha un anno e mezzo, sì. È figlio del produttore del programma. Questo è il Serfo dell'Infamia, che è il gioco che preferisco. Grazie, c'è scritto Greg e Lillo, sono simpatici, grazie. Spettacolari questi disegni, sono come del resto tutti quelli manga. Ma anche la sigla, senti, tan tan tan, proprio tipicamente giapponese. Takeshi's Castle. Traduci? Il castello di Takeshi. No, beh, traduci Takeshi, che significa Takeshi? Takeshi è un nome, non lo so. È un cognome. Stiamo ancora vedendo alcuni dei giochi che andremo a gustare. Che simpatici. Simpatici, i due Totò. E questa è la scena della resa dei conti finale. È tutto per oggi. No, allora, non è finito. Greg. No, comincia adesso. Comincia adesso. E knock knock, ovvero bussa la porta e ti sarà aperto. E non sempre ti sarà aperto, perché alcune di queste porte sono bloccate, cioè non si aprono, sono provviste di retina. Altre invece sono solamente disegnate, altre sono chiuse, serrate. C'è una porta che si può bucare e si arriva nella guazza. Si supera la fanga, si corre ancora, fino ad arrivare alla fine, dove c'è una bella guazza. No, una bella guazza, c'è un bel contenitore di farina, credo sia, dove essersi infangati si vanno a infarinare. Questo è il primo gioco, più o meno è così. È un po' come le piume catrame, la punizione che si faceva nel West. Esatto. E tanto per sporcarsi un po' all'inizio, capito? Sì. Ecco perché sono sempre tutti sporchi quando fanno gli altri giochi. Infatti vince lo sporco, c'è sempre lo sporco. Vince non lo sporco, ma lo sporco, hai ragione Greg. Ed ecco, sono arrivati a questa, come si può definire, una vasca, un enorme vascone pieno di farina. All'inizio, non so se l'abbiamo detto, la masnada dei baldi giovanotti e giovanotte è formata da 100 elementi. 100 elementi che vanno a decimarsi durante il gioco. Vedi, si gustano piano piano la vittoria. No, è un rallenti questo. Allora. Verso il prossimo gioco che è decimati molti. Velcro Fly. Il Velcro Fly è... I superstiti affrontano questa prova. Esatto. Che praticamente consiste nell'avere una tuta che ha davanti questo velcro, quello cosiddetto lo stretch. E si dà una facciata, questa è la bisogna rimanere attaccati sulla finestra di fronte. Sì. Se non ci si riesce, si viene puliti. Si viene oggetto della doccia, che è una grande punizione. Bella sederata ha dato lui e si schianta in acqua con. Perché loro vengono puliti con l'acqua, dopo essersi bagnati vengono bagnati ulteriormente. Bagnarsi il casco e la cuffietta. Eh sì. Pessima presa, la ragazza cade in acqua e si inabissa. Bisogna spiegarlo. Perché loro ci tengono a essere sporchi, a imbrattarsi. E quindi per loro è un'onta il fatto di venire poi puliti dall'acqua. Certo, però vedi, lui ha vinto intanto. Lui, ecco, vediamo che fa lei. No, che culata. Sederata è bella. È a rischio, molti danno questa sederata prima di. Devono prendere la distanza giusta, devono partire un po' più avanti, altrimenti si fanno male. Si giocano a sociale. Più di così dici. Sì, dopo ste facciate. Questo è mio cugino, già l'ho presentato recentemente, che si è trasferito in Giappone e lavora lì al Takeshi's Castle adesso. Che fa? Torna indietro, non ha capito che deve attaccarsi lì. Bravo, bene. L'ha capito bene, anche vinto. Grande compagno. Eccolo che parte. Boom. Ecco, la facciata l'ha data, però è rimasto attaccato. Sì, perché è il perdi appiccicoso. Vediamo il prossimo. Si è fatto male. Boom. Si è fatto male prima. Si è fatto male. Sì. E non ha detto niente dopo aver spiaccicato la faccia sul muro, cioè, hai fatto caso? Ha detto solamente all'inizio. È una buona tecnica questa della giravolta prima di. Perché attenua l'impatto. La violenza, l'impatto, sì, è vero. Replay, vediamo. Ci fanno vedere quello che vince, sì. Bravo, boom. Andiamo avanti, il prossimo gioco è.
The Countlet. The Countlet. Che sarebbe... Non si sa la spiegazione. No, vabbè, The Countlet. Comunque, ecco, complimenti. È comunque un percorso... tempestato da difficoltà. Da difficoltà. Bisogna dire che loro è un percorso a tempo. Vedi, c'è una macchinetta là sopra, sì. La vediamo, che adesso ha superato già il concorrente. Questa sinistra. Ecco, se questa macchinetta arriva prima del concorrente, esce fuori un mostro che getta il concorrente in acqua e quindi non può più vincere. E infatti questo concorrente non ce la farà mai perché la macchinetta è già arrivata praticamente. Vediamo, ecco, queste... palle gigantesche, infatti arrivano la sirena. La sirena ci dice che la macchinetta è arrivata. E quindi non c'è niente. Ma tanto pure... Comunque, dici, io mi infango. Comunque. Non avrò vinto, una bella infangata me la sono data. Vediamo Concettina Wakamoto, in Nosferatu sempre inutili, fanno dei gestacci, ma in realtà non fanno paura a nessuno. Bella centrata! Centrata in pieno! Lo so. Ah, l'ha accusato il colpo. Sì, è bene, una bella botta ha preso, Vediamo lui che fa. Allora, prima in testa, poi in faccia e poi cade, sparisce dietro la scenografia. Nei meandri sotterranei del percorso. Questo pare sappia il fatto suo. E infatti evita la palla, evita gli spiedini, rimbalza, finisce, evita la palla mostruosa, va benissimo, sta andando benissimo. Sì, è proprio non curante delle... Sì, sta in netto vantaggio rispetto alla macchinetta. Ma non guarda... Evita tutte le palle, invece... All'ultimo, dopo una performance impeccabile, viene scaraventato al suolo. Ecco. Uno sbrasone, vediamo che combina. Fisico da ghepardo. Riesce a malapena a saltare gli spiedini. Sì, non è molto. No, infatti, boom! Bene, complimenti. Dove? C'è scritto dove dietro? Ciao! Io ciombe anche a te. Io ciombe significa. Adesso vi faccio vedere. Ecco, infatti è caduto su. Cade, si rialza, viene centrato. Completamente inebetito, prova. Ormai non sa più nemmeno chi è, non sa nemmeno come si chiama, però va avanti, continua. Ricorda un grande pugile del passato. Sì. C'è Vito Antofermo che resisteva imperterrito ai colpi dell'avversario. E lui pare la stessa cosa, vedi? Lui viene beccato in continuazione, ma. Pare non. Per adesso non subirne gli effetti. Sta in netto vantaggio, rispetto alla macchinetta. Forse ce l'ha fatta. No, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, ha vinto, complimenti. Replay! Sì, questo lo voglio rivedere, è troppo bello. Questo è quello che prende la palla doppiamente e finisce e sparisce nei meandri della scenografia. Ed ora via verso nuove avventure. Dicevo, chissà se è stato ritrovato, perché questo, quello che si è disperso. Ah, quello che è caduto prima, sì, no? Secondo me. C'è una leggenda che dice che c'è un fantasma e si aggira nei meandri di Takeshi's Castle. Pare che sia lui, sì. Lui, lo appare concorrente. Ecco, questo è il surf dell'infamia. Ecco, bellissimo. Questo gioco ci offre delle cadute spettacolari, veramente, perché... Nell'acqua, perché ecco, già il fatto di riuscire a salire su questo surf all'inizio è abbastanza difficile. Sotto di cappellate. Ecco, vedete, questa squaw che è su questa pedana è lì per irretire e ammaliare con la sua bellezza i concorrenti. Innanzitutto il gioco è fatto, avete visto? Cioè, questo surf... Questa tavola da surf col tesco, che non è di buon auspicio, di tutto sopra, che percorre come una lancetta il giro di questo orologio. E loro devono superare alcune semplici prove, apparentemente. Una di quelle è saltare quel personaggio mitologico che è la balena lilla con le corna d'arce. E resiste alle tentazioni della squaw, che la squaw è un altro personaggio mitologico giapponese, che era una sorta di sirena che appunto intrigava, affascinava, ammaliava quelli che andavano in surf. Da chi è rappresentata qui la squaw? Oddio, aspetta, fammi vedere. Vabbè, fantastico. Dovrà pagare il conto della scenografia, ha distrutto... Se l'è abbracciata. Vabbè, sì. La squaw qui è rappresentata, è impersonata più che altro, da una famosa modella giapponese. Oddio. Una fotomodella giapponese, strapagata. Eccola là. In quanto una delle donne più belle del Giappone, sì. E più belle del Giappone. E infatti non riescono a resisterle i concorrenti, perché lei è proprio gli effluvi che emana, il carisma, il fascino che... Ecco. Bellissimo questo carpiato.
Il segreto è cercare di salire sul surf abbastanza in anticipo. È difficile prendere il tempo. Ah beh, questo è un supereroe, quindi non avrà problemi. Ma farà le grandi qualche biscotto questo? Non lo so. Ma come gli è venuto in mente di vestirsi così? Col mantello. Però è bravo, vedi, fino adesso riesce a fare tutto e vince. Vabbè, i supereroi sono buoni tutti. E tutto questo significa che è finito il partone.